Ciao a tutti, questo qua a sinistra è il team che ho costruito nella guida per il team building che ho pubblicato sul mio Patreon, dove ci sono tutte le guide, 27-28 team per ora pubblicati su tutto il metagame UGC 18, quindi per chi fosse interessato vi consiglio di comunque andare qua sotto, cliccare sul Patreon perché comunque guide del genere non si trovano da nessuna parte. Comunque, vabbè, iniziamo subito a provarlo perché comunque questo è il secondo step. Si builda pensando a counterare tutto e poi si vedono le lacune nel mondo vero. Quindi partiamo subito. Ok, Kanga, Fini, Lando, Zapdos, Cresselia, Iatran, quindi diciamo quasi un Chalk. In questo caso, ok. Abbiamo i Dragon che il suo lo fa, però prende low kick, prende super power, anche se è fortissimo contro Yetran e Cresselia. Lando più i Dragon è carino, però perde da Tapu Fini, clamorosamente anche. Quindi Charizard fa il suo abbastanza bene, bisogna tenere di conto che Zapdos e Yatran ci danno fastidio, più che altro nell'offensiva Yatran ci dà fastidio, mentre sulla difensiva Zapdos e Lando ci danno molto fastidio. Lui potrebbe partire Kanga Zapdos, Kanga Lando, Kanga Cress, le leading che può fare lui sono molte. Io opterei per Landorus, senza saperne leggere né scrivere. E uno tra Charizard, Hydreigon ci sta, Tapu Lele pure, forse un po' di meno. Potrei partire con Tapu Lele nel caso e tauntare gli Zapdos. Poi dietro Charizard. E poi devo decidere, sono debole a Fini o sono debole a Yatran? Allora, i Dragon. Ok. Facciamo U-turn e spariamo uno psico qua a destra, anche se ci sta che entri Yatran, lui che spari un Icy Wind, sono varie le possibilità. Ok, invece no. Vediamo cosa ha fatto. Zeta? Ok, no, Krokov. Ora noi siamo in vantaggio perché Lele è più veloce del suo Landorus. Allora è probabile che a destra entri Cresselia. Però comunque abbiamo un'offensiva, abbiamo mantenuto la speed, ce l'abbiamo noi. Destra kill, sinistra kill. Ora siamo nel momento più vantaggioso della partita. Ovviamente entra Cresselia e diventa entra Kangaskhan. Adesso, quello che lui può fare è fake out o attaccare. Se attacca, attacca i Dragon con low kick oppure fa double edge su Tapu Lele. Io non mi posso permettere di perdere tempo l'offensiva, quindi seleziono lo psico su Kangaskhan, che è più lento di Lele. Ottimo. Quindi ora noi abbiamo distrutto il nostro avversario e procediamo col secondo round. Ok. Lele, Metagross, Tyranitar, Landorus, Zapdos, Fini. Ora, noi per Metagross abbiamo Lando, abbiamo Zard se siamo più veloci, però lui ha Tyranitar più Landorus, più Zapdos a darci fastidio. Questo tra l'altro è il team che gioco io. Particolarmente difficile come matchup. Kartana è molto buono. Hydreigon pure, Lando Scarf è il suo, Charizard.
Molto difficile sto matchup. Quel team è fortissimo. E niente, aspettiamo un po' di vedere come gioca il nostro avversario. Ok, Metagross Zapdos. Ci sta. Allora, noi possiamo fare Tailwind, anche se Cartana è in questa situazione non è ottimale. Possiamo provare a shottarli con lo Zapdos. E invece dovevamo uccidere quel Metagross. Ok, siamo abbastanza in vantaggio. Facciamo il nostro Leaf Blade a sinistra. È una Heatwave. Adesso lui non può assolutamente mettere la Tailwind, quindi noi abbiamo, diciamo, il vantaggio assoluto della velocità. Può neanche mettere Titanite a levarmi il sole perché Cartana lo affetta, come direbbe il buon Ciruzzo. Ecco che arriva il più un attacco. E ucciso Metagross. Ora noi spammiamo Smart Strike e over it. GG. Vabbè, ha missato. Mi spiace per l'avversario. Spero questo sim vi sia piaciuto. Sicuramente proverò a fare un percorso di building più ampio, più approfondito. Cercherò di modificare questo team anche perché Cartana è utile solo contro Rain, effettivamente non lo sto giocando troppo. Quindi vi ringrazio l'attenzione, alla prossima.